Mrs. Fields, quale per cortesia faccio un esempio? C'è, signora Pierce? Una giovane viene di vederla, signore. Una giovane? Che vuole? Beh, ecco, signore. Dice che lei sta venendo di vederla quando saprà perché è venuta. È di estrazione piuttosto bassa, molto bassa, anzi. Stavo parlando della Diana, poi. Mi sono detta che forse mi serviva per farla parlare con quel suo fonografo. Spero di non aver combinato un pasticcio. Certo però, che a volte si vede della gente così strana. No, non fa niente, signora Pierce. Ha un accento interessante, la ragazza. È qualcosa di spaventoso, signore. Davvero spaventoso. Facciamolo pure salire, però. Giovane, signore. Questa è la ragazza di cui trascritte le espressioni ieri sera. Non serve a niente. Vattene, non mi serve. Dico, non sa neanche perché sono venuta. Ma ce l'ha detto lei che sono venuta col taxi? Sciocchezze. Credi davvero che un gentiluomo come il signor Pierce faccia le impressioni in mezzi di trasporto di cui ti servi? Oh, quanta scusa sotto il naso! Lui le lezioni le dà, mica palle! Ci ho sentito io che lo diceva! Ma come si fa ad essere così stupidi e ignoranti? Da pensare che ci si può permettere di pagare il signor Pierce? E perché no? So quanto che costano le lezioni, proprio come che lo sa lei, e sono pronta a cantare. E così irresistibile, così deliziosamente intima, così orribilmente sudicia. Oh, io sono mica sudicia, mi sono fregata le mani e il muso stamattina, altro che... Basta, cominciamo in questo momento. Signora Pierce, se la porti via e la rifulisca. E gli striglia. Le strappi di dosso gli abiti. E li bruci. Ah, e se li pianta grane, gliene suoni. Ah! Ma non so dove metterla, signora. Ah, la butti nel secchio di mollica. Ah! Ma sia ragionevole, signore. Serio. Mica può calpestare tutti in questo modo. Io penso che sarebbe meglio lasciarmi fare un discorso a quattro occhi con la ragazza. So che non vuole fare del male, ma so anche che quando viene colto da quello che lei definisce interesse per gli accenti della gente, non senza minimamente né sicura di ciò che potrebbe succedere alle persone. Tu, vieni con me, ragazza. Allora, signora Pierce, giovane? Vorrei solo dire due parole, signor Pierce. Se posso? Ma certo, venga avanti. Che ne dico? Signor Pierce, vorrebbe essere così cortese da misurare attentamente le parole in presenza della ragazza. Ma certo, io penso sempre per prendermi le parole. Ma perché me le dice? No, signore, lei non mi ha fatto quando prende la parola, quando è un stanzino di nove. Ma, per quanto mi riguarda, non l'ho ricordata. C'è una ripota, ma nemmeno quella ragazza non dovrebbe imprecare di chiesa. Io un
andare. Io non intendo male, è una visita che tengo. Ma che diavolo intendi dire? Proprio questo, signore, che lei prega tanto. Troppo, se lui dice diavolo qua, diavolo là, maledetto questo, maledetto quello, io non ci faccio caso, ma... Oh, signora Pires, un linguaggio civile in bocca sua, penso. Ma c'è una terza parola che devo pregare di non usare. La ragazza l'ha pronunciata lei stessa quello che sa nella tacca. E tu, Lisa, la stessa intera in bassa. La ragazza, non so che dice, era entrata con la prima terra. Ma non deve assolutamente sentirlo uscire da sua bocca. Respingo il tuo se la parola l'ha pronunciata, signora Pires. Forse il momento di estrema e giustificata indignazione. Solo questa mattina, signore, e l'ho fatto a proposito del prestigio, e la volevano registrare anche in un volume che non durava. Una indignazione, signora Cristo. E il suo naturale non poeta. Signore, comunque la chiami, la preghi di non ripeterla con questa ragazza. D'accordo, d'accordo. È tutto? No, signore. Dobbiamo stare molto attenti con la ragazza quando riguarda pulizia personale. Certamente, giustissimo, importantissimo. Certo, signore. E allora, mi permetto di negarla, non se ne vengono più in Italia. E comunque, di non servizio nei comuni di Tovagliolo, mi sono tanto spesso, signore. E su questo si sentite, da non mangiare tutto lo stesso fatto e ritornarsi di mettere la pulizia sul piattino anziché sulla tovaglia pulita. Che sì, può darsi che queste cose faccia sì. Per la stazione, certo, lo faccio veramente. Ah, a proposito, la mia strada, puta, maledettamente di dire mia. Ma per forza, signore, se io si pulisse in vita. Va bene, per dire che vorrei poi me ne prendo nei capelli. Signor Ma no, signor Vives, lei ha perfettamente ragione. Non ho difficile di fronte alla ragazza, è tutto? No, signore. La ragazza, cosa è uno degli antichi che lei ha usato per fuori? Ma se serve in questo, grazie. Ma certo, sono per te. Per carità, è tutto? Grazie, signore, è tutto. Per ora. Thank you.